A Diano Borganzo la festa non è soltanto la sera, festa anche di giorno, una domenica dedicata alle castagne e non solo. Qui c'è del coniglio meraviglioso. Allora, chef. Grazie per il titolo, lo chef. Noi prima di tutto ringraziamo voi perché la nostra cosa principale è sviluppare la cultura dell'ospitalità. E voi quindi, siete ospiti quindi, favolosi, questo bisogna dire. Eccezionale. Perché qua a quanto sembra, contrariamente a quanto si pensa, sembra un paese morto, un paese. Invece è un paese che è un paese in movimento, un paese che ha delle prospettive, che quindi noi ci proponiamo come cuore pulsante di questo paese. E lo siete assolutamente. E grazie a tutti quanti, a voi, a tutti quelli che siamo qua, e cerchiamo di unire le sinergie, tutte le sinergie per riuscire in questo scopo. E credo che riusciate benissimo, e tra l'altro questo è anche un paese di profumi, perché qua da queste casseruole arriva un profumo meraviglioso. E beh, insomma, riproponiamo certo la nostra storia gastronomica, che è sempre riferita ai piatti antichi, rigenerati da noi con qualche piccolo ritocco, ed eccoci qua con il nostro coniglio, che è, come ripeto, gusti, olive, pinoli, è bello ricco. E lo ricco è l'olio extravergine d'oliva, ovviamente, che è un prodotto principale. Poi abbiamo le salsicce qua tucca, come dicono qua tucca, perché a tucca era un piatto strano dove alziamo il coperchio. Sì, dove una volta immergevano i piatti di carne in questo sugo e poi lo toglievano per essere consumato a parte. Così succede qua. Insomma, un po' come si dice i ravioli cutucco, qui a tucca. Cadi che dice a tucca, qua tucca. Ecco, poi abbiamo. Comunque vedete che la somiglianza c'è, sempre il pomodoro fresco, buono, l'olio. Poi cosa c'è? Spostiamo i coperchi così scopriamo un po'. Qui si prepara la pasta. Ci saranno la pasta, i pastaioli, la polenta, eccetera, che è in via di preparazione. E all'inizio abbiamo la carne alla boscaiola. Ah, allora torniamo indietro, abbiamo saltato qualcosa di importante. Retromarcia. Eccola qua. Della carne che sta cuocendo, che poi verrà condita con un sugo di funghi e olive, eccetera, compagnia bella, con le olive taggiasche, in modo che assumerà un sapore del tutto particolare. E non abbiamo dubbi, non abbiamo dubbi. Comunque ringrazio ancora i PDTV che siete il massimo della comunicazione, quindi avete concretezza di comunicazione e chiarezza di messaggio. Noi abbiamo bisogno di voi per appunto sviluppare questo nostro principio che è l'ospitalità. Ogni squadra grande, importante, ha un giocatore straniero e qui c'è un medico addirittura tedesco che abbiamo già conosciuto in altre occasioni. È bello comunque vedere questa amicizia che vi lega, è ormai straniero per modo di dire, mi sembra diventato parte del paese. È vero, così siamo qui parte del Proloco, lavoriamo con i nostri copaesani, siamo felici di poter lavorare con loro perché abbiamo un'amicizia tanto grande e vogliamo dare il nostro che possiamo fare per il contributo per il paese. Sì, è così. Beh, Francesco, direi che qui a Diano Borganzo è veramente sempre un piacere venire. Sì, è bello trovare questo dottore tedesco perché mi ha fatto ritornare indietro negli anni. Io da bambino, le testimonianze ci sono ancora. Io da bambino mi chiamavano il tedesco, perché ero biondissimo, con gli occhi azzurri, e quindi mi ha fatto ritornare indietro di 50 anni, anche più, io ho tanti anni, e quindi è bello trovarci qua insieme a voi. Poi la cosa migliore che abbiamo noi di Imperia TV, che sistemiamo tutta la rete che funzioni perfettamente, perché si può chiamare Imperia TV la TV della gente, la TV della gente che sa fare, della gente che sa costruire. Noi che ha anche voglia di fare, come te per primo e tutti noi. Io nella vita, con tutti i miei, ho avuto un grande coraggio, tenere aperta un'azienda in un mondo non proprio leale con le loro aziende, perché noi siamo in regola, ho dato lavoro a tante famiglie e quindi desidero ancora tanto dare lo spazio alla gente che amo di più, la gente di paese, la gente che come me
che è vissuta nel paese, ma la grande cosa che vi offro io è che con Imperia TV non si è mai pagato il canone. E se in caso questi signori, che sono un po' distanti da noi, volessero fare certe cose, dobbiamo reagire e dire basta alle ingiustizie. E quindi oggi sono contento, sorrido insieme a voi, e mi chiamavano tedesco come te, però io non sono dottore. Grazie mille. Okay. Allora, che cosa c'è di buono qui? Antipasti? Okay, c'è l'antipasto tipico con torta verde, con salame, pomodoro con una salsina verde e vitello, il tonato arriva dopo. Perché la salsa la mettiamo dopo. Sì. E quindi insomma si parte dall'antipasto e si va avanti. Sì, si va avanti. Grazie, buon lavoro, Doc. Allora. Grazie a voi. A volte ti adoro, ti voglio vicino. Ti dico tesoro, ti sveglio con un caffè. Che magica notte passata vicino a te. E proprio adesso è bello ma non si può. A volte la notte è bello dormire un po'. Boogie boogie. A volte la notte sì. Boogie boogie. A volte la notte no. Boogie boogie. A volte la notte come è stato bello prima del caffè. Ma guarda che luna stasera sulla città. Porta fortuna, sorride, ma come fa? Accendo la notte, tu spengerà se ti va. E salutiamo gli amici ballerini. Approfittiamo qui perché mentre gira la polenta Bolfo non può scappare e allora lo blocchiamo all'angolo. Beh, l'hanno messo al lavoro direi. Come al solito. Beh, il lavoro non mi ha mai spaventato, quindi non credo sia questo il problema. Ci manca ancora, no. Vedo che come polenta andiamo avanti bene, un bel quantitativo. E ne faremo circa dalle 3 alle 4 pentole, tipo questa. E... speriamo che vada tutta su. Sì, vedo che c'è già tanta gente che sta arrivando e quindi diciamo che la sagra funziona anche di giorno a Borganzo, giusto? Certamente, sì. Non c'è bisogno di fare solo la sera, anzi. Anche a mezzogiorno. E allora buon lavoro, buon proseguimento. Grazie, mi raccomando, remescia. Ci diamo. È l'unica cosa che possiamo fare. Allora, qui che bisogna dire non cosa bolle ma cosa frigge in pentola, eh? Le patate. Patatine, poi di là? Di là fanno i pesci. Il pesce, allora, le patatine fritte, guai, immancabili. Poi vediamo di qui che cosa c'è di buono. Vedo dei gamberi, cosa c'è ancora? Qua c'è fritto misto. Fritto misto fatto da? Gamberoni, anelli di totano e ciuffetti questi. Questo, no? E quindi insomma per tutti i gusti, anche per quello che riguarda il pesce, non ci facciamo mancare niente. Esattamente. Oh.
tutti gli amici piemontesi, ce n'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un'invasione. Attrattive di questa giornata, Diano Borganzo, anche una rassegna di zucche, una mostra, un concorso per le zucche più artistiche, più belle, più intagliate, meno intagliate, più grandi, più piccole, più lunga, più corta, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti, questa tradizione legata un po' ad Halloween. Infatti abbiamo anche una zucca mummia, la Zummia, eccola qua, e quindi vedete che veramente c'è davvero di che sbizzarrirsi in questa giornata. La meglio vestita deve ancora arrivare perché non la vediamo, ma sono queste forse quelle in concorso per la zucca meglio vestita, poi quelle più corte, ecco, vedete, piccoline, lassù le più strane, e in effetti guardate questi esemplari modellati dalla natura. E anche questo fa parte dello spettacolo di Borganzo. A Diano Borganzo c'è anche una mostra d'arte di artisti contemporanei con diverse sfaccettature, perché ci sono diverse tecniche, possiamo dire. Nives Bonavera, l'organizzatrice, allora che aggiungere, perché io non sono un grande esperto d'arte, sinceramente. Certo, no, abbiamo voluto fare questa collettiva Arte Empatia perché è un'unione soprattutto di amici, un gruppo di artisti che sono legati da amicizia sicuramente e hanno diverse tecniche, perché andiamo dal materico all'astratto, all'informale, al classico, comunque alla classica pittura a olio. Ci sono diverse tecniche di grafica, quindi un misto che va dalla scultura alla fotografia ad altri simboli, insomma, comunque per avere un'unione unica e far vedere che siamo comunque legati tutti assieme. È stata una cosa simpatica, creata così al momento dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Castagnata. È un modo per valorizzare sia il paese che comunque anche le personalità che stanno lavorando in questo ambiente. Assolutamente, poi è bello far vedere che in questi paesi c'è vitalità, c'è vita, ci sono le feste, le sagre, ma c'è anche l'arte, la cultura, c'è la voglia di mantenere vivo il territorio. Certo. Questo credo che sia la cosa più importante. Sì, perché appunto abbiamo preso persone che sono del posto e persone comunque della zona circondaria del Dianese, quindi insomma è bello così, almeno abbiamo creato un po' di movimento e una cosa un pochino diversa, perché a San Pietro l'arte forse non era ancora mai arrivata. Francesco?
A Diano Borganza, un'altra cosa meravigliosa sono i dolci, perché vedete, guarda, un attimo solo, qua c'è della granella di meringa, giusto? Sì, giusto. E poi andiamo avanti. Poi il fior di latte. Gelato al fior di latte, come se piovesse. Poi ancora granella. Meringata, cioccolato. Panna. La panna. E questo, diciamo che la chiusura, ancora un po' di granella mi sembra giusto, è la chiusura in modo dietetico della festa. Della festa, sì. Ancora un po' di cioccolato? Proprio così. Ma sì, ancora un po', basta, una botta alle vite. E siamo con Gianni, il presidente della Proloco di Borganzo, e qui sono pronti i fuochi. Queste pentole enormi per le castagne, eccola qua, presidente. Sì, sì, abbiamo la pentola, adesso partono le caldaroste, siamo leggermente in ritardo, ma è dovuta alla forte affluenza che abbiamo avuto, che non ci aspettavamo tanta gente. Ma speriamo di aver portato fortuna anche questa volta. Senz'altro, senz'altro. Ma abbiamo avuto un successo imprevisto proprio, per l'esposizione, abbiamo l'esposizione dei quadri, la seconda edizione delle zucche, e quest'anno non aspettavamo tanta gente. È una giornata di sole incredibile, sembra di essere a Ferragosto oggi. Sì, sì, è vero, una giornata meravigliosa. Forse questo sole dà un po' fastidio, magari. È talmente forte che stare qui vicino ai bracieri delle castagne è dura, Presidente? Sì, sì. Comunque una festa direi assolutamente riuscita, molto partecipata, la dimostrazione che volendo si può fare anche di giorno, festa Valdoria. Sì, sì, noi cerchiamo di fare una possibile giornata piena. Ecco, intanto vediamo le caldaroste qui. Ecco, le stanno preparando. E quindi la festa a Borganzo va avanti e noi ringraziamo tutta la squadra, tutta la Proloco. E niente, poi ci sentiamo dopo, ci vediamo dopo. Sai facile a knockout che ti fulmina sul ring.
ha l'effetto di uno shock e perciò canto così. Oh 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 oh. Il tuo bacio è come un rock, i tuoi baci non sono semplici baci, uno solo ne vale almeno tre. E per questo, bambina, tu mi piaci. E dico bam, bam, baciami così. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing. Assai facile knockout che ti fulmina sul ring. Ha l'effetto di uno shock e perciò canta così. Oh 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 oh. Il tuo bacio è come un rock. C'è come un rock che ti morde col suo swing. La sai facile a knockout che ti fulmina sul ring. Ha l'effetto di uno shock e perciò canto così. Oh 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 oh. Il tuo bacio è come un rock. Bacio è come un rock che ti morde col suo swing. La sai facile a knockout che ti fulmina sul ring. Ha l'effetto di uno shock e perciò canto così. Oh 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 oh. Il tuo bacio è come un rock. La festa continua, va avanti Gianni, ma qui va avanti anche la coda, sta arrivando una marea di gente. Una marea enorme. Io volevo ringraziare innanzitutto tutti i nostri collaboratori, Teleimperia, volevo ringraziare gli artisti che hanno esposto, tutti quelli che ci hanno portato le zucche e poi quei ragazzi lì della scuola di musica di Diano Marina che sono fantastici. E di nuovo voi di Teleimperia, Zonino. Ringrazio Zonino perché Teleimperia è sempre presente nelle manifestazioni nell'entroterra e ti ringrazio per tutta questa affluenza di pubblico che ci hai portato. Io ringrazio veramente di cuore tutta la gente di Diano Borganzo. Io Diano Marina ce l'ho un po' sempre nel cuore, dal mare mi sono spostato nell'entroterra che è la cosa che amo di più. Quindi un grazie veramente di cuore a tutta questa gente che quando facciamo il richiamo è presente, perché valorizzare questo territorio è importante. E vi voglio dire, per la vostra promozione dei vostri programmi c'è sempre Imperia TV, voi contattateci, sicuramente ci metteremo d'accordo e il prossimo anno con Gianni vi porteremo qua a Borganzo sicuramente qualche sorpresa, quindi divertimento e degustazioni in più insieme a questa gente che è veramente grande. Io un saluto a tutti da Diano Borganzo, arrivederci alla prossima trasmissione. Mi raccomando, alla sorpresa che dobbiamo fare con Francesco Zunino, non vi sveliamo niente, ma un altro anno ci sarà una serata fantastica, questo ve lo posso già assicurare. Grazie a tutti, grazie, arrivederci, ciao. Un altro anno, grazie di tutti. Thank you.